Del blog del cactus, stiamo per partire un viaggio da Lamezia Terme fino a Catania. Come vedete, ci siamo fermati a caricare alla stazione Euiva di Pizzo con la nostra Tesla Model 3. Partiamo con siamo al 98%, ora potenza di ricarica al 98%, è scesa a 14,9 e abbiamo ricaricato 18,8 kW, per cui direzione Traghetti, Villa San Giovanni. Intanto abbiamo fatto colazione, cornetto, caffè. E partiamo. E mentre siamo in viaggio sulla Salerno-Reggio Calabria A2, vi faccio vedere il nostro compagno di viaggio davanti a noi, questa BMW iX1 con cui viaggeremo insieme. Mi pare 324 km di autonomia alla partenza, lì nell'area di Pizzo Calabro dove abbiamo noi caricato, e 445 la nostra. Poi faremo una verifica all'arrivo a Villa San Giovanni, prenderemo il traghetto e poi destinazione Catania, dove caricheremo nei pressi dell'aeroporto Fontana Rossa. Ci dovrebbero essere delle colonnine Euiva, così vi indicheremo più o meno come si arriva, dovrebbero essere area di servizio Lukoil, e poi lasceremo l'auto in parcheggio vicino all'aeroporto, partenza per un'isoletta greca e ritorno fine settimana prossima. E allora, abbassiamo il volume, siamo arrivati a Villa San Giovanni, prima sosta, 96 km da quando siamo partiti, 16 kWh consumati, 164 Wh a chilometro di media, e ora prevede un arrivo al parcheggio dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania con il 46%, mancano 118 km, sono le 11.27, caldissimo, 34 gradi, e abbiamo l'aria condizionata accesa. Vi facciamo vedere un po' di dati dal computer. Mi dà mezz'ora in questo momento, sempre 34 gradi, aria condizionata accesa, 22,5 lato guidatore, 20,5 lato passeggero, e come vedete siamo passati da 46 a 45, cioè solo l'1% di batteria consumata per quanto riguarda l'arrivo a destinazione. 335 erano, mi pare, 340, 5 km di autonomia totale in meno, e si è alzato il consumo a 166 Wh a chilometro da 165, quindi consumi assolutamente bassissimi. Speriamo di prendere almeno questo traghetto, perché siamo arrivati a due auto dalla fine della coda e poi è partito, ma questo dovremmo farcela. Ci siamo finalmente imbarcati sul traghetto, vedete, è salito a 167 Wh per chilometro, ora il consumo, arriveremo al 45% forse a Catania, siamo 333, 74%, e andiamo a mangiare un arancino. Faccio vedere la fila delle macchine parcheggiate in doppia fila e la fila dentro il negozio per l'arancino, il re dell'arancino a Messina. Questa è l'area di servizio Lukoil, proprio sull'asse dei servizi che porta dall'autostrada E45 all'aeroporto di Catania. Ci siamo appena collegati, quindi Lukoil 50%, siamo arrivati col 49%, sta andando a 0,73 kW caricati, sta andando a 124. Siamo con le due auto elettriche, quindi la iX1 e la Model 3, poi andiamo subito, la curiosità, andiamo a vedere la velocità, dovrebbe essere 120 anche la iX1,
sessione attiva, eccola qui, 123,2 e 124, quindi stessa velocità, evviva Catania! Mentre carichiamo, oramai abbiamo finito, si sta collegando, vedete, in questo momento una Polestar bellissima, Polestar 2, quindi BMW X1, Tesla Model 3 e una splendida Polestar 2. Ecco, vedete, sta caricando, poi chiediamo per curiosità la velocità di ricarica. Ciao, come ti trovi con la Polestar? Bene, è in prova però. È in prova? È un weekend di prova. Presa qui da Catania? Sì. Bene, questa è 78 kW, sì. 78 kWh. Bella, posso... Prego, puoi aprire, tranquilli. No, vabbè, tanto stiamo andando, dobbiamo prendere l'aereo però. Ah, vabbè. Ah, vedi, anche tu. Qual è il tuo canale? Cupra Drive, perché in realtà... Cupra Drive. Ok, il vlog del cactus, se ti interessa. Okay. Il focus è sulla Model 3. Ci scambiamo, ciao. No, noi facciamo il focus su Cupra ibride ed elettriche, però se capita qualcos'altro lo proviamo. Perfetto, allora, amici del vlog del cactus, collegatevi e potrete vedere la prova della Polestar 2. Ciao, tutto grazie mille. Weekend abbiamo fatto il giro dell'Etna, perfetto. Senza mai di caricare. Grande. Ciao, noi stacchiamo allora. Ciao. Ah, vediamo la velocità, paragoniamo la Polestar 2. 70 andava la mia. Io sono al 98, 27, 60 kW la Polestar 2, 4,83. Sì, io sono già pieno al 98. Quanto andavi velocità massima? 124. 124. Ed eccoci qui, siamo arrivati nell'aeroporto di Catania. Vedete, abbiamo appena passato i controlli di sicurezza, quindi tra un'oretta ci sarà l'imbarco. Comunque, niente file, eravamo un po' preoccupati dalle file post incendio, invece tutto normalizzato. Aeroporto di Catania, siamo quasi all'imbarco. E alla fine ce la facciamo, ecco lì il nostro aereo, tocchiamo ancora ferro, incrociamo dita, ma stiamo per partire con la compagnia Viola da Catania, nonostante l'eruzione dell'Etna, nonostante l'incendio, vedete lì l'elicottero, nonostante tutto, partiamo, imbarco. Vabbè, siamo nell'aereo, come sapete, da un po', come vedete, aeroporto di Catania, non per parlare male di Wizz Air, ma abbiamo già 30 minuti di ritardo, siamo fermi sulla pista, non hanno l'ok a decollare. A Mykonos pare ci sia traffico.
andiamo a vedere le bellezze di Kora, la capitale di Mykonos. Di energia alternativa, ecco qui i mulini a vento della splendida Mykonos in Grecia, posto letteralmente magico.
siamo arrivati presto e come vedete la spiaggia è ancora quasi vuota. Tavernetta greca. Continuiamo. Questo è il ristorante per oggi. Nell'isola di Mykonos abbiamo cercato colonnine elettriche per capire come funziona. Guardate, ne abbiamo trovato due, sta appena finito, sta andando via una ID4 che ha caricato. Vetro rotto, qualcuno l'ha preso a pugni, sono due, Type 2 di Porsche, inclusa nel parcheggio proprio qui. Spiaggia di, come si chiama la spiaggia? Paraga. Spiaggia di Paraga. Paraga, Mykonos. Allora amici degli Electric Cactus, siamo arrivati alla fine di questa breve vacanza a Mykonos. Abbiamo anche verificato la presenza di qualche colonnina elettrica, in particolare quelle di Porsche. Siamo arrivati alla fine, ci rivestiamo, purtroppo andiamo in aeroporto e ritorniamo percorso inverso da Catania fino a Lamezia Terme. Andiamo a riprendere la nostra Tesla al parcheggio a fianco all'aeroporto e risaliremo su dalla Sicilia, traghetto a da Messina a Villa San Giovanni e poi a due fino a Lamezia Terme. Poi vi faremo un veloce riepilogo dei consumi.
stai aspettando Giuseppe? Come vedete siamo nel traghetto, abbiamo preso un caffè, siamo ritornati, rientrati in macchina. Sono le 3.32, abbiamo 291 km di autonomia e i consumi, guardate, 112 km percorsi da Catania, 156 batt'ora a chilometro, 162 invece da quando abbiamo ricaricato. Arriveremo a Villa San Giovanni ora col 62%, l'orario invece è sbagliato perché probabilmente programma un'altra corsa di traghetto il computer Tesla, ma siamo praticamente già quasi arrivati a Villa San Giovanni. Abbiamo, come vedete, l'aria accesa a 24 gradi, anzi la spegniamo visto che siamo fermi. E niente, per il resto manca l'ultimo pezzettino del nostro viaggio, che è Villa San Giovanni Lamezia Terme, dove dovremmo arrivare con il 25%, quindi l'8% in meno rispetto a quanto inizialmente programmato. Guardiamo anche la schermata dei consumi, vedete, consumo medio degli ultimi 50 km 139, con una stima di autonomia di 319 km rispetto a 291 in base ai consumi EPA. Per quanto riguarda invece il consumo istantaneo, 999, ma quello fa poco testo. Vediamo, analizziamo un attimo la guida: 121,8 km, 16,2 km in più, in totale 130,7 consumati. Rimanendo sotto i 110 avremmo risparmiato 9,3 km dall'ultima ricarica. Climatizzazione meno 5,9, in quanto abbiamo viaggiato con aria condizionata spenta o comunque con temperatura alta. Poi abbiamo un più 0,7 per l'altitudine, meno 2,3 per tutto il resto, guida più 23,7 appunto per la velocità. Pronti, quasi arrivati a Villa San Giovanni, pronti per partire. Siamo sbarcati a Villa San Giovanni, da questo momento in poi passaggio di guida alla moglie, che spremerà per bene la nostra Tesla fino ad arrivare a casa, quindi previsto un arrivo al 25%, vedremo a casa se sarà sopra o sotto questo consumo dichiarato dal computer Tesla. E allora siamo arrivati alla Lamezia Terme, vi faccio vedere subito la cosa più interessante: 16 gradi la temperatura, comunque ancora 143 km di autonomia, 117 km percorsi da Villa San Giovanni in 1 ora e 8 minuti, 180 batt'ore al chilometro consumati in questa seconda parte del nostro viaggio da Catania a Lamezia, 231 km invece in totale consumati dalla ricarica, con 170 batt'ora al chilometro. Arriviamo con il 27%, mentre era stato previsto inizialmente il 33, poi ridotto al 25. Bene, direi che è veramente tutto da Lamezia Terme, è tutto. Continuate a seguire Electric Cactus, cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao a tutti e al prossimo video.